Venerdì 24 febbraio 2017 torna l'informazione sportiva a cura della redazione di Set, weekend ricco di appuntamenti in Campania, dalla Salernitana, la Serie D con la Gelbison e l'Agropoli, e poi ancora in eccellenza con il Santa Maria, l'Ebolitana, la Battipagliese e infine il basket impegnato questa sera nell'anticipo del girone Ovest di A2 in trasferta sul campo di Casale Monferrato. Partiamo subito però con la Serie D, andando a fare un riepilogo generale su quella che è la classifica del girone H, dove sono impegnate sia la Gelbison che l'Agropoli. Come vedete, la Gelbison ha 39 punti, ancora in orbita playoff, che domenica poi giocherà contro il Picerno in casa, Agropoli invece che in piena zona play-out e in cerca di punti importanti per risollevarsi dopo aver ottenuto 7 giorni fa un ottimo pareggio in casa contro la capolista Trastevere. Andiamo a vedere proprio il quadro completo del prossimo turno del girone H con i due impegni della Gelbison contro il Picerno alle ore 15 rispetto al canonico orario delle 14:30. L'Agropoli in trasferta a Manfredonia giocherà in anticipo la squadra cilentana e poi ancora la Nocerina in trasferta a Francavilla, mentre la capolista Trastevere affronta il Ciampino. Partiamo subito con il primo dei servizi, seduta di allenamento della Gelbison questa mattina alla Morra di Vallo della Lucania per preparare alla meglio la sfida casalinga contro il Picerno che avrà inizio alle 15. Domenica si torna a giocare al Morra di Vallo della Lucania con inizio alle ore 15. La Gelbison ospiterà il Picerno di Pasquale Arleo, costretto a seguire però i suoi dalla tribuna causa la squalifica ancora da scontare, così come farà anche il tecnico dei rossoblù Alfonso Pepe. Partita dagli spunti importanti, la Gelbison vuole riagganciare il treno dei playoff, mentre gli ospiti stanno cercando di tirarsi fuori dalla zona pericolosa di classifica. Intanto la squadra di Vallo della Lucania sta proseguendo la sua preparazione in vista del match di domenica. Indisponibile Antonio Falco, fermato per un turno dal giudice sportivo. Come dicevamo, non ci sarà in panchina neanche Alfonso Pepe. Al suo posto Marco La Greca a guidare i ragazzi. Sì, sicuramente è centrato perfettamente la situazione. La Gelbison sicuramente farà la partita. Cercherà di vincere questa partita per riagganciare il treno che ci consente di poi raggiungere i playoff. È chiaro che avremo di fronte una squadra che è in salute, avendo pur vinto l'ultima partita contro il Gravina, e quindi troveremo un osso duro, anche se hanno tre squalificati. Comunque penso che verranno a giocarsi la partita alla grande. C'è rammarico sicuramente per le sconfitte, soprattutto per le tre sconfitte esterne consecutive ad Agropoli con la Vultur e con. Però diciamo che in questo momento ci sta girando un po' tutto contro. Perché se analizziamo le gare, le tre sconfitte forse sono un po' eccessive. Avremmo meritato qualcosa in più. Però il calcio è questo. A volte abbiamo vinto anche delle partite forse che non meritavamo e siamo qui. Siamo anche in una situazione di rosa abbastanza ristretta perché abbiamo avuto degli infortuni, vedi Schiavino, delle squalifiche che a un certo punto del campionato inevitabilmente vengono fuori. E adesso è il momento invece di ascoltare la voce di Lordi. Domenica gara importante contro il Picerno per tentare di tornare alla vittoria e riagganciare il treno playoff. Allora, sì, domenica sarà una gara importantissima, però sono rimaste, come dice il mister, 10 finali, quindi da qua alla fine dobbiamo dare sempre il massimo e ottenere il miglior risultato possibile.
Cosa è successo invece in quest'ultimo mese? Solo i risultati sono venuti meno o anche le prestazioni diverse da quella che è stata la solita al Gelbison praticamente per 5 mesi? No, alla fine si sa che un campionato ci sta un calo fisiologico, diciamo, della squadra, ci può stare. Il girone di ritorno è completamente diverso, quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche e lavorare più di prima e, come ho detto poc'anzi, dobbiamo arrivare il più in alto possibile con i sacrifici. Anche diverse indisponibilità, quindi è il momento di dare anche quel quid in più proprio per sopperire magari a quelle che possono essere delle assenze. Sì, certo, sicuramente ultimamente siamo un po' contati in mezzo al campo, quindi ognuno di noi deve dare il massimo. E adesso invece Ernesto Rocco da Agropoli ci racconta le ultime in casa, Agropoli Calcio. È un'Agropoli rigenerata dalla cura di Mr. Gigi Sorianiello, che ha preso il posto nelle scorse settimane di Pasquale Santosuosso, quella che si sta preparando ad affrontare la trasferta contro il Manfredonia. Dopo 2 gare davvero difficili e proibitive contro Gravina in trasferta e la capolista Trastevere in casa, i Delfini iniziano un torneo che risulta senz'altro più agevole. Infatti, dopo il Manfredonia, ci sono un'altra serie di scontri diretti che saranno fondamentali per la salvezza dei cilentani. L'obiettivo, come sempre, è quello di riuscire ad evitare i play-out e ottenere la salvezza diretta, ma non sarà facile. Intanto Mister Sorianiello contro la squadra pugliese avrà la possibilità di contare su tutta la rosa a disposizione. Anche Capozzoli, che domenica contro la capolista Trastevere ha giocato pur non essendo in piena condizione, potrà partire titolare e giocare anche, qualora fosse necessario, gli interi 90 minuti. Mister Sorianiello quindi potrebbe far giocare la stessa formazione che è scesa in campo domenica scorsa allo stadio Raffaele Guariglia e che è riuscita a strappare un punto fondamentale interrompendo la crisi di risultati che ormai andava avanti da oltre un mese. Contro il Manfredonia, 11 al completo e obiettivo chiaro, quello di portare a casa dei punti. Adesso inizia il nostro campionato, ha detto Sorianiello. Dobbiamo giocare ogni gara come fosse l'ultima. E adesso invece andiamo in eccellenza con la Polisportiva Santa Maria, che ha cambiato guida tecnica dopo aver rimosso dall'incarico Angelo Nicoletti. La prima squadra è stata affidata a Mario Pietropinto. Ieri in sala stampa la presentazione ufficiale del neo tecnico alla presenza del numero 1 del club cilentano, Francesco Tavassi. È stata una scelta molto sofferta per noi, per tutta la società, perché con il mister veniamo da un paio d'anni di risultati eccezionali. Purtroppo dovevamo dare una svolta e abbiamo dovuto per forza di cose considerare questa scelta, questa di dover chiedere a lui un sacrificio, perché dobbiamo assolutamente trovare la soluzione a questi problemi che abbiamo quando giochiamo. Molto probabilmente la scossa con un nuovo mister potrebbe portare qualche risultato che noi auspichiamo. Prima di andare al discorso nuovo mister, Nicoletti, che però farà ancora parte della famiglia Santa Maria con il settore giovanile. Nicoletti fa parte a tutti gli effetti della nostra società, della famiglia. Per lui avremo sempre le porte aperte e quindi il ruolo di allenatore delle attività delle squadre giovanili sarà sicuramente per lui sempre un ruolo che gli conserveremo. Quindi adesso la scelta di affidare la guida tecnica della prima squadra a Mario Pietropinto. Abbiamo scelto questo mister che ha una certa esperienza importante anche in categorie superiori e è stato scelto proprio perché speriamo che con la sua esperienza e con le sue capacità ci possa dare quel quid in più per poter in queste 9 partite trovare nel minor tempo possibile la salvezza. E adesso le prime parole da tecnico della squadra di Santa Maria di Castellabate, proprio da parte del nuovo allenatore Pietropinto. Il primo impatto sicuramente è abbastanza positivo. La classifica è quella che è, però chiaramente guardando i numeri pensavo che magari questo,
questa squadra potesse avere delle defaillance dal punto di vista fisico, dal punto di vista organizzativo, invece tutt'altro. Ho avuto il piacere di incontrare, e questo magari già l'avevo messo in preventivo, persone squisite, disponibilità massimale e soprattutto avere anche la potenzialità di avere una struttura che per fare calcio è non plus ultra in questo momento qua. E poi una bella organizzazione. È chiaro che è un'avventura, in quanto magari le aspettative erano tante, ci si ritrova a lottare per un posto al sole che magari in questo momento qua li deve arridere, però bisogna eventualmente voltare pagina e cercare di mettere i giusti correttivi. Non sono la panacea di tutti i mali, c'è bisogno delle componenti per arrivare all'obiettivo prefissato della società. Ecco, in queste situazioni, dall'alto della sua esperienza, cosa serve per uscirne fuori? Ma niente, bisogna semplicemente acquisire un poco di autostima, cercare di guardare in faccia una realtà, cercare di essere, non me ne vogliono i giocatori, di essere un poco più umili e di guardare quello che eventualmente fino adesso è stato fatto. Io sono un paranoico dei numeri e i numeri dicono quelli. 12 sconfitte sono l'ultima in classifica le ha fatte, quindi bisogna in questo modo qua immediatamente voltare pagina e rigare dritta, barra dritta, qua è un paese di mare, quindi bisogna eventualmente cercare il posto a sole dove è più conveniente in questo momento. Ed restiamo ancora nella girone B di eccellenza. Il match clou di giornata è quello tra il Faiano e la capolista Ebolitano. Una trasferta insidiosa per gli uomini di Mister Nastri, che affronteranno la compagine di Turco al terzo posto in classifica e sul proprio campo sempre ostico. Buone notizie dall'infermeria per l'Ebolitano: hanno recuperato sia Nicolò Pascuccio che Gianmarco Landolfi. I due difensori si sono allenati intensamente in settimana e sono pronti a scendere in campo. Anche in attacco stringeranno i denti sia Liccardi che Margiotta, che stanno smaltendo alcuni fastidi muscolari. Si preannuncia dunque un match davvero piacevole da vivere sotto tutti gli aspetti. E adesso invece è il momento del basket. Come dicevamo, la squadra di Agropoli sarà impegnata nell'anticipo questa sera, con inizio alle 20:30, sul parquet di Casale Monferrato. Ci presenta il match il coach in seconda di Finelli, ossia Giuseppe D'Elia. Settimana corta per il basket Agropoli, perché c'è questo anticipo di venerdì sul parquet della Casale. Che partita ci attende, Giuseppe? Beh, una partita sicuramente molto diversa da quella che è stata la partita di andata, dove loro erano in un momento abbastanza negativo e noi fino a quel momento avevamo fatto bene. Oggi è inutile dire che noi siamo in difficoltà, anche se quotidianamente ci impegniamo con tutte le nostre energie per portare a casa un risultato utile, mentre loro Casale arriva da una serie di risultati positivi importanti e hanno sicuramente fatto bene nel giro di ritorno, frutto anche del cambio Emegano-Nikolic che hanno fatto qualche mese fa. La squadra si è amalgamata bene, il coach Ramondino è riuscito a trovare la giusta strada per far giocare insieme i suoi uomini e portarli ad una serie di risultati che davvero sono impressionanti. Leggevo qualche giorno fa che loro nelle ultime 11 partite, calcolando solo le ultime 11 partite, loro sarebbero a quest'ora primi in classifica e quindi questo la dice lunga sul loro momento. Ora. Veniamo invece al momento del basket Agropoli, e soprattutto a un'involuzione paradossalmente proprio in casa rispetto invece alle partite in trasferta, dove al di là dei risultati si è vista comunque una squadra sempre lotta fino alla fine. Invece proprio al Palacilento, dove dovevano arrivare i punti, non sono arrivati, e soprattutto anche a livello di prestazione si è vista una squadra diversa. Sì, sicuramente se andiamo a vedere le ultime partite a Biella e a Tortona, ad esempio, e vediamo, le confrontiamo con le ultime uscite casalinghe, sicuramente le prestazioni, ma anche proprio i numeri, statisticamente parlando, dicono questo. Ci sta una componente anche forse psicologica in cui i ragazzi in casa sentono il desiderio, ma anche la pressione di dover vincere, di portare punti importanti, mentre fuori casa magari si va
un po' più a cuor leggero e allora riusciamo anche a toglierci alcune ansie, alcune angosce. E ora la voce invece del cestista Giovanni Carenza, che prova a suonare la carica in vista del delicato appuntamento. Giovanni subito in campo con un altro test impegnativo a Casale, che sta vivendo un momento diametralmente opposto a quello del basket Agropoli. Sì, assolutamente, quello di venerdì è una partita molto importante da affrontare, è anche molto difficile specialmente, bisogna affrontarla con il massimo della concentrazione e spirito di sacrificio, perché abbiamo bisogno di 40 minuti di sacrificio vero da parte di tutti quanti. Chiunque entra in campo deve provare a dare il suo mattoncino, perché come sappiamo tutti siamo abbastanza, diciamo, corti adesso, quindi chiunque entra in campo deve essere pronto a dare 1, 2, 3, 30, 40 minuti, quelli che ci sono da dare per provare a fare il più possibile per portare a casa il risultato positivo. Come mai una difficoltà maggiore in casa rispetto alle gare in trasferta? Sì, sicuramente questo è vero, ce ne siamo accorti anche noi. Io direi che l'inesperienza, perché secondo me giocando in casa sentiamo più il dovere, la pressione di dover portare a casa un risultato positivo, quindi siamo un po' più, diciamo, contratti e tesi, e purtroppo essere giovani porta anche a questo. Non avendo tanti giocatori a livello di esperienza di questo campionato ti porta anche a fare questi errori, e purtroppo quando giochiamo fuori casa invece giochiamo partite completamente diverse che vorremmo giocare anche in casa, ma ripeto, l'inesperienza, secondo me la mancanza di maturità in questo momento ci porta a giocare peggio in casa che fuori casa, però non è una scusa per non fare il massimo in campo. Il massimo va dato dai giovani e ai più esperti, deve essere dato sempre il massimo. Ultima cosa, a guardare la classifica, ancora nulla è perduto. No, assolutamente, assolutamente, per niente. Dobbiamo combattere fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata, perché sicuramente non è perduto niente, le altre squadre sono anche loro in difficoltà. Noi siamo in un momento molto difficile, però uniti con società, staff e tifosi sicuramente possiamo fare qualcosa che in questo momento sembra molto difficile o quasi impossibile, però dobbiamo crederci fino alla fine, perché dobbiamo essere gli ultimi a morire, perché è troppo importante per noi, ma specialmente per la società, per i tifosi, per la città di Agropoli, che merita di rimanere in questa serie. Grazie ancora per la cortese attenzione, vi auguro un buon weekend sportivo e ci ritroviamo ancora una volta lunedì con le immagini, le opinioni, i commenti della giornata appena trascorsa.